Ah. Oh. Ah. Ehi. Ah. Oh. Guarda che si vede in fondo il lago. Lago di Ser. Ah. Ciao ciao. Cioè, quindi servono i guanti riscaldati. Ci sono anche le calze riscaldate. E alla fine sono i due punti dove, cioè, l'estremità dove ti si accumula di più il freddo. Ah. Quindi già che compri i guanti e le calze riscaldate. Solo che le calze costano 129 euro. E i guanti 50. Sì, ma ne devi comprare un paio. Se stai via più giorni, cosa fai? Le lavi ogni giorno. Cosa? Se stai via più giorni, hai solo un paio di calze. Metti sempre quelle. Ah, bello. Beh, che cacchio te ne frega, mica. Se è inverno, mica ti puzzano i piedi, eh. Sì, vabbè. Già buona se te li ritrovi quando togli le scarpe. A parte che fans, a noi non ci puzzano mai i piedi neanche d'estate. Perché siamo delle persone che fortunatamente non puzzano. Mai. Esatto. Madonna, comunque carino, insomma, però l'asfalto, mamma mia, che aborto. Vabbè, dai, non puoi dirli così. Mica quello di ieri era un aborto, ma questo no. Ok, vabbè, quello di ieri era una roba veramente imbarazzante e soprattutto pericolosa. Questo comunque, dai, cioè, nel senso, sì, vabbè, forse aborto eccessivo, però in alcuni punti troppi avvallamenti. Uffa. Vieni, non c'è nessuno, tutta vuota. Comunque ho le mani congelate. Anch'io. Ah. Oh. All'esterno. Il triciclo. Attenzione alla Lotus che vorrebbe superare con l'immoto. Lotus Exige. E che ci fa passare? Madonna, che salto che c'era lì. Voghera. Arriva qualcuno? No. Speriamo ci sia un benzinaio, che siamo messi molto male. E si rimette all'inseguimento. Attenzione, tornante. La la. Ora due Triumph. Crociano le traiettorie. Siamo quasi in valle, attenzione! Esatto, anche l'Iseran è quasi finito. Che dura molto meno del Galibier, oltretutto.
la sorpassa. Occhio che salta un po' quel tornante lì. Sì. Oh, è tornato anche un po' di caldo, no? Sì, beh, oddio. Non so perché mi si è spento il termostato, tanto per cambiare. Oh. Ah, ok. Oh, ah, è bagnato. Sembrava un crepaccio. Madonna, che aria fredda. Sì. Val d'Isère, 1930 metri. Ah, vedi, perché siamo ancora stra in alto. Abbiamo un paese a 1930 metri, è altissimo. E beh, San Moritz a 2000 metri. No, 1800 San Moritz, eh. Beh, comunque bello, ma è deserto. Gesù. Beh, pur sempre una domenica di settembre alle 4 del pomeriggio. In effetti le 4 del pomeriggio dovrebbe essere un orario da passeggiata. Belle però le case. Sì, immagino siano tutte case vacanza. Ah, i cavallini! Guarda che belli. Ma quanta erba deve mangiare per riempirsi? Abù. Devo fermarmi? E fermati al benzinaio. Non è un benzinaio quello lì avanti? No. No. Oh, le mucche. Mucche. Beh, vediamo se troviamo un benzinat. Mi pare che prima di uscire dal paese ce ne fosse uno. Speriamo. Ho questo ricordo, spero sia un ricordo giusto. Sì. Hanno tolto la moto? Sì. Dove l'ha messa? Sì, non ci sono più, erano una là e una qua. Certe volte le spostano. E ho capito dove le ha messe. Questa qua è la via principale. E non so. Flashback. Oh, guarda una moto gigante, l'hai vista? Ficata. Che fica. End of flashback. Total 1,63, eh? Però dobbiamo farla per forza. C'è scritto pagamento dentro, ma si vede quando è aperta. E adesso è chiuso. SP95. Introdurre la carta. Ancora quel punto lì sei? Sì, perché la stavo tirando fuori. Ritirare la carta. Perché? Attendere. Carta non accettata. Ecco. Perché? One eternity later. A zero. No, aspetta, mio no. Qui a Fondovalle siamo saliti a 19.5 gradi, si sta decisamente meglio. Molto meglio. Adesso praticamente ci aspetta il costeggio del lago d'Isère. Ah, la gendarmerie. La gendarmerie. E dopodiché arriveremo a un paese di cui non mi ricordo il nome, ma che è quello prima del piccolo San Bernardo. Lì vedremo le condizioni meteo, l'ora, visto che sono già le 4:20. E decideremo se andare a vedere il Lac du Roseland o se fare il piccolo e tornare verso casa, cosa molto probabile vista l'ora e visto il freddo che c'è qua, non vorrei prenderne ulteriore. Oh. Mamma mia, che palazzi. Costruire questi robi così giganteschi dentro nelle vallate, boh, io fossi l'assessore all'urbanistica non gli avrei dato il permesso. Bello, porta turismo, però falli un po' più bassi. 4 piani, 5 piani, no? 8, 10. Cioè, è proprio brutto da vedere. Sono hotel. 18 e mezzo. Bestia, che freddo. C'ho il portachiavi che mi va davanti al termometro. In galleria già mi hanno fregato una volta, non mi si frega più. Anche a Luna hanno fregato, anche se sta zitta e fa finta di niente. Ah, un'altra galleria. Ciao fans. Ciao fans.
questa cosa, se si è sentita, ma va bene. Siamo a La Rosière, quindi è tutto rosa in questo paese. E praticamente un paesino che c'è sulla strada che sale al colle del piccolo San Bernardo dalla Francia. E niente, diciamo che però il tempo si è messo un po' male.